il gruppo dell'amore, che andiamo in giro per volontà di Dio. Noi siamo il gruppo dell'amore e camminiamo per le vie del Signore. Noi siamo il gruppo dell'amore per la salvezza dell'umanità. Noi siamo il gruppo dell'amore della Santissima Trinità. Noi siamo tutti figli del Signore per poter portare la sua parola con indicanti e lodi dentro il cuore, guidati da Maria Nostra Signora, per aiutare chi non sa pregare. Non devi giudicare, non vedi che fa male, non devi
sai che non si può. Non devi giudicare se soffrire tu non vuoi. Se parla la coscienza, poi male tu starai. Chi non commette errori in questo mondo scagli la prima pietra sui fratelli. Se non vogliamo essere giudicati, nessuno mai dobbiamo giudicare. Tu devi sempre amare tuo fratello, tu devi sempre amare tua sorella. Non devi giudicare questo e quella, ed il tuo dito non puntarlo mai, non puntarlo mai. Questo mondo, scagli la prima pietra sui fratelli. Sempre amare tua sorella, non devi giudicare questo e quella, ed il tuo dito non puntarlo mai, non puntarlo mai. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi, ecco stiamo qui insieme questa sera in una nuova, diciamo ecco, diretta dove noi leggeremo dei messaggi, messaggi che abbiamo ricevuto ad Oliveto Citra dal 2000 al 2020. Quindi è un'iniziativa per far conoscere ecco i messaggi che la Santissima Trinità ci ha donato lì ad Oliveto Citra davanti al cancello. Ecco, messaggi che ecco annunciano delle profezie, ma anche diciamo degli inviti che ci fa ecco la Santissima Trinità, la Madonna, a convertirci, a cambiare la nostra vita, ad aprire i nostri cuori. Ecco, sono messaggi che bisogna intenderli ecco spiritualmente, perché ecco quando parla il cielo sappiamo bene che non parla mai per il momento, ma è tutto proiettato nel futuro, per questo si chiamano profezie. Quindi voglio iniziare a leggervi ecco il primo messaggio che abbiamo avuto, ecco, ricevuto dalla Madonna lì davanti al cancello. È stato il 2 luglio ecco 2000, un giorno particolare, perché il 2 luglio ecco è apparsa anche la Madonna ai ragazzi di Garabandal, e poi altre manifestazioni ecco di apparizione ecco importanti che sempre del 2 luglio. Quindi per noi è una conferma di quello che noi stiamo vivendo, che stiamo ricevendo, che è un disegno ecco un progetto che viene ecco dal cielo. Noi sappiamo che c'è tanta gente incredula, tanta gente che crede, tanta gente che non crede, ma queste cose non ci devono mai scoraggiare, perché il mondo è fatto così, il mondo pensa così, è stato sempre così, quindi mai scoraggiarsi. Noi dobbiamo ecco divulgare e testimoniare ciò che la Santissima Trinità ci chiede ad ognuno di noi. Poi chi crede, chi non crede, chi è bello, chi è brutto, a noi tutto questo non deve importare. La Madonna ci invita a fare la nostra testimonianza e a divulgare i messaggi. Ecco, mo se i messaggi possono essere graditi, ebbene, se non sono graditi è la stessa cosa. L'importante è che noi facciamo ecco quello che ci chiede la Santissima Trinità. Leggiamo il primo messaggio che è stato donato dalla Madonna, ecco, il 2 luglio 2000. Oliveto Citra, Salerno. Figli miei, io sono l'Immacolata Concezione, vostra madre e madre di Gesù. Sono scesa con grande potenza.
queste campane è una grande conferma che io sto donando a tutti voi. Voi state avvertendo la mia presenza con grande commozione. Io vi amo, figli miei. Questo giorno è stato disegnato da Dio Padre Onnipotente. Voi siete stati scelti tutti. Dovete testimoniare che in questo gruppo c'è la presenza della Santissima Trinità. Non temete, perché io e mio figlio Gesù saremo sempre vicino a voi e vi doneremo un grande coraggio. Figli miei, io vi amo tantissimo. Desideravo parlarvi da tantissimo tempo, ma questo era il giorno della manifestazione e non sarà l'ultimo. Io mi manifesterò più spesso perché desidero parlare a tutti voi. Seguite mio figlio Maurizio, mia figlia Marcella, chiedete consiglio a loro, perché attraverso di loro si manifesta la Santissima Trinità. Grazie, figli miei, per le vostre preghiere arrivano a me direttamente. Con le vostre preghiere si salvano le vostre anime e quelle dei vostri cari e tante, tante anime. Grazie, figli miei, vi amo tutti. Voi avete grande conferma di questo giorno e di questa manifestazione. Siate perseveranti, perché vedrete cose ancora più grandi di questa. Perciò, figli miei, siate forti, non abbiate paura, abbiate fede. Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Figli miei, adesso io vi devo lasciare, ma sono sempre con voi. In ogni momento che voi mi invocate, io vi accarezzo e vi avvolgo nel mio manto, facendovi sentire ed ascoltare il mio profumo. Vi dono un bacio e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Shalom, pace figli miei. Ecco, questo è stato il primo messaggio, ecco, pubblico in assoluto ad Oliveto Citra. Ecco, quando la Madonna ci ha invitato a divulgare i suoi messaggi in tutto il mondo, i messaggi della Santissima Trinità. Ecco, voglio soffermarvi quando la Madonna ha detto queste campane. Queste campane è una grande conferma che io sto donando a tutti voi. Che cosa è accaduto in quel momento quando la Madonna ha detto queste parole attraverso quel suo strumento? Mentre che mi dicevo queste cose, ecco, io rimanevo così bloccato perché non sentivo nessuna campana. Dico, ma cosa sta dicendo? Queste campane è una grande conferma. Ma è stato proprio un attimo il mio pensiero che tutt'assieme, ecco, si sentono le campane che suonano per tutto il paese. La gente commossa, la gente che piangeva di gioia, ecco, nell'avere quella conferma che era veramente la Madonna che ci stava parlando. Quindi tutte queste cose, ecco, li portiamo, ecco, sempre nei nostri cuori, perché abbiamo ricevuto tante conferme, noi e tutti coloro che sono stati perseveranti, tutti coloro che, ecco, sono stati chiamati e perseveranti, tanta gente che ha conosciuto questa verità, questa realtà. Ecco, questo è il primo messaggio che abbiamo ricevuto ad Oliveto Citra. Poi, ecco, ritorniamo ad Oliveto il 4 agosto, il mese successivo, sempre del 2000, ad Oliveto Citra. Era una veglia di preghiera. Figli miei, io sono l'Immacolata Concezione, io sono colei che ha partorito il Verbo, io sono vostra madre e madre di Gesù. Sono scesa con potenza insieme a mio figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La Santissima Trinità è qui, in mezzo a voi. Vi amo tutti, figli miei, e desideravo parlarvi a tutti voi. Io sono tornata a parlare in questo luogo, dopo tanti anni. Non abbiate paura, sono proprio io. Non dubitate.
Io vi donerò grandissime conferme della mia presenza e di questa manifestazione. Vi invito, figli miei, ad abbandonare il peccato. Il male vi gira intorno per rubare le vostre anime, ma Dio Padre Onnipotente non lo permetterà. Lui invia me per dirvi che dovete aprire completamente il vostro cuore. Pregate, pregate, pregate. Offrite alla Santissima Trinità ogni vostro sacrificio e per la salvezza delle vostre anime e delle anime del purgatorio. Dio Padre Onnipotente ama le sue creature e non vuole lasciare neppure un'anima al male. Perciò, figli miei, siate forti e non temete, perché con la preghiera andrà via. Portate il mio messaggio ovunque, in tutto il mondo. Parlate con i miei figli consacrati. Anche loro dovranno ascoltare le mie parole, anche se non vi crederanno. Voi fate la vostra testimonianza. Cari figli, vi amo tutti. Io sono qui davanti a voi. Io apro il mio manto e vi avvolgo tutti. Vi sto donando il mio profumo e la mia presenza. Figli miei, io ho ascoltato tutte le vostre preghiere. Abbiate fede. Ciò che chiedete sarà esaudito. Figli miei, accostatevi al cancello con un cuore aperto e avrete grandissimi segni. Mio figlio Gesù vi sta donando grandi grazie. Tutti voi farete la vostra testimonianza. Vi amo, figli miei. Andate in chiesa e ricevete il corpo e il sangue di mio figlio Gesù offerto in sacrificio per ognuno di voi. Siate perseveranti. Non fatevi confondere. Nel momento della prova invocate il mio nome e quello di mio figlio Gesù e noi vi aiuteremo. Vi amo tutti. Adesso io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, vicino ad ognuno di voi. Vi dono un bacio e vi benedico tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Shalom. Pace, figli miei. Ecco, vedete quanti inviti che ci fa la Madonna e come ci fa comprendere, ecco, l'importanza della preghiera, l'importanza, ecco, di abbandonare il peccato, l'importanza di aprire il cuore alla Santissima Trinità. Ecco, se noi vogliamo cambiare la vita, bisogna che mettiamo in pratica gli inviti, i consigli che vengono dal cielo, perché tutto quello che loro fanno, lo fanno per il nostro bene. Ma tante volte noi questo non lo comprendiamo. Ecco, voglio passare al terzo messaggio. È il 3 settembre 2000, Oliveto Citra, Salerno. Figli miei, io sono l'Immacolata Concezione. Io sono colei che ha partorito il Verbo. Io sono vostra madre e madre di Gesù. Sono scesa con grandissima potenza attraverso questa mia figlia per parlare a tutti voi. Io vi amo, figli miei. Non dubitate nei vostri cuori, perché noi vi doneremo grandissime conferme di questi messaggi. Figli miei, voi siete qui per volontà di Dio Padre Onnipotente. Ognuno di voi, lui chiede di aprire completamente il vostro cuore e di abbandonare il peccato. Figli miei, il male vi gira intorno e vuole confondervi a tutti i costi. Vi vuole tentare, figli miei. Vincete la tentazione con la preghiera. Recitate il Santo Rosario tutto intero tutti i giorni e andate in chiesa. E ricevete il corpo e il sangue di mio figlio Gesù, offerto in sacrificio per ognuno di voi e per il mondo intero. Figli miei, parlate con tutti i miei figli consacrati che incontrerete. Alcuni vi crederanno, ma tanti non vi crederanno e cercheranno di confondervi. È allora che dovete essere forti. Figli miei, i tempi sono vicini.
La venuta di mio figlio Gesù è vicina. Lui attraverso questo gruppo opererà grandi miracoli, grandissime guarigioni, perché questo gruppo è stato costituito dalla Santissima Trinità, che lo invia in tutto il mondo. Molto presto mio figlio Gesù vi donerà grandissimi segni per tutti quanti voi, per donarvi tanta forza. Un grande miracolo lui farà attraverso mio figlio Maurizio. Figli miei, io sono qui davanti a voi. Pregate con fede e avrete grandi segni. Vi amo tutti. Vi sto avvolgendo nel mio manto e vi sto donando il mio profumo e la mia presenza su alcuni figli miei che stanno avvertendo una forte commozione, un peso alla testa, dei brividi. Figli miei, sono io che vi sto toccando. Fate la vostra testimonianza con un semplice battito di mani. Perseverate, figli miei, e vedrete cose ancora più grandi di questa. Adesso io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, vicino ad ognuno di voi. Vi accompagno in ogni vostro passo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Shalom, pace, figli miei. Ecco, vedete, questi messaggi ci fanno comprendere, ecco, tante cose per i tempi di oggi, perché noi sappiamo bene che quando parla il cielo, parla per tempi che non possiamo, ecco, immaginare, non possiamo capire. Noi lo vediamo, ecco, su altre posti del mondo dove la Madonna è apparsa e ha detto delle cose che si devono confermare e magari dopo tanti anni ancora non si confermano. Quindi vedete, le cose del Signore sono senza una data, e senza una conferma per farci capire il tempo. I tempi li dobbiamo capire noi, come dice Gesù nel Vangelo. Dice, ecco, sapete, ecco, quando il cielo, ecco, è scuro, sapete quando poi, ecco, c'è il sole. Ecco, da queste cose potete capire i tempi, ecco, se il tempo è buono, se il tempo è cattivo. Quindi noi, avendo un cuore aperto al Signore, ecco, nella purezza, ovviamente lasciando il peccato, come ci invita, ecco, Dio Padre Onnipotente, ecco, ci invita ad abbandonare il peccato, ha detto la Madonna. Dio Padre Onnipotente, ecco, desidera che noi abbandoniamo il peccato completamente. Ecco, questo ci farà, ecco, unire allo Spirito, ecco, di Gesù, che vive nei nostri cuori, che sta dentro di noi. Vogliamo essere illuminati, dobbiamo lasciare il peccato, perché il peccato, ecco, ci allontana dalla verità, ci allontana dallo Spirito, ci allontana dal Signore. Quindi non possiamo comprendere perché siamo presi, ecco, da tante cose del mondo che ci girano intorno. Quindi non vediamo i tempi, non comprendiamo i tempi, ma i messaggi che abbiamo ricevuto sono, ecco, per i tempi futuri. Che tanti messaggi che leggeremo, ecco, comprenderemo che sono questi tempi che stiamo vivendo. Bene, passiamo ancora al mese di sempre settembre, perché questo mese è capitato che siamo andati due volte. Siamo andati anche il 17 settembre del 2000 ad Oliveto Cidra. Ecco, ecco, abbiamo fatto la preghiera e stavamo a messa nella chiesa, ecco, di Santa Maria della Misericordia, che sta lì vicino al cancello dove si manifesta la Madonna, dove si è manifestata sempre la Madonna. Eravamo in chiesa, stavamo, ecco, per ascoltare la Santa Messa e accade qualcosa. Figli miei, io sono l'Immacolata Concezione, io sono colei che ha partorito il Verbo, io sono vostra madre e madre di Gesù. Sono scesa con potenza insieme a mio figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La Santissima Trinità è qui, in mezzo a voi. Figlio mio, non temere,
Dio Padre Onnipotente può mandarmi a parlare anche durante la Santa Messa. Lui è padrone di tutto e nulla è impossibile a Lui. Io donerò un grande messaggio qui, in questo luogo, con grandi profezie. Giuseppe, figlio mio, credi che questi figli miei sono inviati dalla Santissima Trinità. Io ti amo e questo è il mio vero messaggio che tu stai ricevendo. Avrai grandissime conferme di questa mia manifestazione. Il male tenterà a tutti i costi di confonderti, ma io non lo permetterò. Io ti aiuterò a superare grandissime prove. Figli miei, vi amo tutti. Aprite i vostri cuori alla verità. Non accumulate orgoglio dentro di voi, ma siate umili e perdonate. Adesso io vi devo lasciare. Vi do un bacio e vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Shalom. Pace, figli miei. E come vedete qui si riferisce, stava parlando con Don Giuseppe, il sacerdote, ecco, della chiesa di Santa Maria della Misericordia, che sta lì, ecco, vicino al cancello, perché la Madonna si è manifestata proprio, ecco, dentro, ecco, la chiesa, durante, ecco, la Santa Messa, in un momento particolare, ecco, lei ha voluto parlare al sacerdote e a tutti coloro che stavano presenti. Però, ecco, la Madonna ce l'ha detto, dice: stai attento, figlio mio, perché il male tenterà a tutti i costi di confonderti. E noi sappiamo che il male è potente, specialmente quando veniamo accerchiati dal male, perché le persone che vogliono fare, ecco, la volontà di Dio e fanno la volontà di Dio, si comportano in un modo, ecco, diverso da quello che si comporta il male. Chi si comporta, ecco, seguendo le strade, le vie del male, guarda soltanto gli interessi, ecco, non si importa del progetto di Dio, della Chiesa, dei sacerdoti. Quando uno è interessato a realizzare delle cose umane, delle cose materiali, ecco, per fare soldi, business, ecco, questa gente, ecco, è capace di fare e di dire di tutto. Ecco, ecco la persecuzione che parla il Signore. Dice: per causa mia vi perseguiteranno e vi diranno ogni sorta di male contro di voi, diceva, ecco, Gesù agli apostoli. Ed è così, quando il male si vede perso, deve vedere come si deve inventare delle cose per confondere la gente. Ma se la gente è debole, ecco, si lascia tentare. Ecco perché la Madonna ci invita a pregare e ad aprire i nostri cuori al Signore. Pregate, così il vostro spirito si fortifica e le vostre debolezze vengono guarite e quindi potete comprendere quando qualcuno vi parla e dice la verità oppure no. Ecco, questo desidera il Signore, che noi comprendiamo quando è verità. Non vuole che noi ci lasciamo confondere. Ecco, noi abbiamo gli arcangeli, ecco, che inviati dal Signore, sappiamo quando noi ci lasciamo tentare dal male, ecco, loro, ecco, stanno male, soffrono in quel momento che noi, ecco, cadiamo nella tentazione, mentre loro fanno tanto per noi, per portarci nella strada giusta, per aiutarci a comprendere la verità, ecco, ecco, ci lasciamo tante volte, ecco, confondere, magari, ecco, ecco, per le nostre debolezze. Volutamente non sappiamo accettare tante volte la verità, perché quella verità ci è scomoda. Bene, passiamo ancora al mese di novembre, è il 19 novembre 2000. Oliveto Citro sempre. Ecco, vediamo cosa dice la Madonna, ecco, in questo altro messaggio. Figli miei, io sono l'Immacolata Concezione. Io sono colei che ha partorito il Verbo. Io sono vostra madre e madre di Gesù.
sono scesa con potenza insieme a mio figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La Santissima Trinità è qui, in mezzo a voi. Io vi amo, figli miei, e vi ringrazio per le vostre preghiere che voi mi donate. Arrivano a me direttamente. Questa sera io sono scesa qui per volontà di Dio Padre Onnipotente. È Lui che ha disegnato questo grande giorno per ognuno di voi, per donare gioia e consolare i vostri cuori. Figli miei, molti di voi stanno avvertendo la mia presenza con una forte commozione, con dei brividi. Non temete, figli miei, sono io che vi sto toccando. Testimoniate che questo è vero con un battito di mani. Aprite completamente, senza riserve, tutto il vostro cuore. E mio figlio Gesù entrerà in ognuno di voi e vi donerà grandi gioie. Figli miei, pregate, pregate, pregate ogni giorno il Santo Rosario tutto intero. Andate in chiesa e ricevete il corpo e il sangue di mio figlio Gesù, offerto in sacrificio per ognuno di voi. Dio Padre Onnipotente molto presto donerà all'intera umanità grandissimi segni del suo grande amore per le sue creature. Si abbatteranno grandissimi castighi in tutto il mondo, ma tutto ciò avverrà per la salvezza delle anime. Lui sta effondendo il suo spirito su ogni persona sulla terra e tutti conosceranno la verità. Figli miei, non lasciatevi confondere mai, perché il male vi gira intorno e vi vuole allontanare dalla verità. Lui si serve anche dei figli miei consacrati, ma molto presto la Chiesa si dividerà. Tantissimi figli miei consacrati si spoglieranno, perché il male li confonderà facendo perdere loro la fede. Perciò, figli miei, pregate per la Chiesa e per il Vaticano, pregate per il Santo Padre. Figli miei, io sono qui davanti a voi e vi invito a perseverare, perché grandi segni la Santissima Trinità donerà in questo luogo della nostra presenza, attraverso questi figli miei, attraverso questo gruppo. Perciò, figli miei, seguiteli, perché loro sono inviati e costituiti dalla Santissima Trinità. Pregate per loro, perché hanno bisogno di tanta forza che noi gli doniamo anche attraverso di voi. Figli miei, io vi sto avvolgendo tutti nel mio manto e vi sto donando il mio profumo. Adesso io vi devo lasciare, vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Shalom. Pace, figli miei. Quindi questo è un messaggio del 19 novembre del 2000. Qui stiamo parlando di 20 anni fa. E pochi giorni fa abbiamo visto, ecco, alcuni giornali che portano che circa 6.000, ecco, consacrati, ecco, si sono spogliati, hanno lasciato la Chiesa. Quindi vedete come a distanza di tempo, ecco, le cose, ecco, si confermano. Ha detto molto presto la Chiesa, ecco, si dividerà. Questa Chiesa si dividerà, perché c'è una parte che vuole servire Gesù, come l'hanno fatto gli apostoli, e poi c'è un'altra parte, invece, che sono interessati ad altre cose, non a Gesù. Messaggio di venerdì 8 dicembre 2000, Oliveto Citra, Salerno. È un giorno di veglia. È una notte, ecco, di veglia, di preghiera, perché è l'8 dicembre, l'Immacolata. Figli miei, io sono l'Immacolata Concezione, io sono colei che ha partorito il Verbo, io sono vostra madre e madre di Gesù. Sono scesa con potenza, perché io desidero parlarvi, desidero ringraziarvi di queste preghiere che voi mi avete donato. Voi avete consolato il mio cuore e quello di mio figlio Gesù.
Vi amo, figli miei, e vi invito a pregare per la conversione degli uomini e per la pace nel mondo. Mio figlio Gesù è molto triste per tutti coloro che non fanno la sua volontà. Invece, per coloro che hanno aperto i loro cuori, lui gioisce, ma questi sono pochi. Dio Padre Onnipotente ha donato a tutte le creature del mondo uno spirito libero, ma il male ha schiavizzato con il peccato. Uscite dalle tenebre e riconciliatevi con mio figlio Gesù andando in chiesa e ricevendo il corpo e il suo sangue di mio figlio Gesù e rafforzando il vostro spirito debole con la preghiera e con le penitenze. Figli miei, io sono qui davanti a voi e vi sto avvolgendo nel mio manto. Vi sto accarezzando uno alla volta. Alcuni figli miei stanno avvertendo la mia presenza con una forte commozione, con dei brividi e con un profumo. Questi sono i segni della mia presenza. Confermate, figli miei, con un semplice battito di mani. Adesso io vi devo lasciare. Questa sera voglio donarvi un grande regalo. Benedico le vostre coroncine del Santo Rosario. Vi benedico, figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quindi ancora un messaggio, ecco, della Madonna durante, ecco, la veglia, ecco, a tutte le creature di Dio, perché Dio, ha detto la Madonna, ecco, ha dato, ecco, a tutte le creature, a tutti quanti noi, uno spirito libero che il male ha schiavizzato con il peccato. Ecco, vedete, la Madonna ci fa comprendere l'importanza di tutto questo, perché se noi siamo schiavi di qualcosa nel mondo è il peccato, perché solo il peccato può schiavizzare l'essere umano. Dio ci ha dato uno spirito libero, perché se stiamo uniti a Dio siamo persone liberi, ma se noi lasciamo il Signore e cadiamo nel peccato diventiamo schiavi di quello che facciamo, del peccato che facciamo, si diventa schiavi di quella cosa, che sono tante, sono le cose che ci possono far peccare. Ecco, la schiavitù è questa, ecco, il peccato. Basta che noi ci allontaniamo dal Signore e cadiamo nel peccato, diventiamo schiavi. Quindi la Madonna ci invita a pregare, ci invita a ricevere il corpo e sangue di Gesù che è stato offerto, ecco, per tutta l'umanità, per la salvezza delle anime. Quindi Gesù che si offre continuamente, e non tutti, ecco, ricevono Gesù, non tutti, ecco, hanno, ecco, questo amore verso il corpo e sangue di Gesù. Ecco, il Signore Gesù gioisce, ecco, per tutti coloro che, ecco, si convertono, per tutti coloro che si avvicinano a Lui, per tutti coloro che cambiano la loro vita, ma è triste invece, ecco, per quelli che invece si lasciano, ecco, schiavizzare, ecco, dal peccato. Questo è un messaggio dell'8 dicembre 2000. Ecco, voglio iniziare ancora con un altro messaggio. Questo è un messaggio del 7 gennaio 2001, quindi 19 anni fa. Ma questo, ecco, cominciamo, ecco, la settimana prossima, e ecco, leggeremo, ecco, dei messaggi del 2001. Dei messaggi che, ecco, bisogna, ecco, ascoltare e meditare, perché sono tutte come, ecco, sono delle perle che si aggiungono come una collana. Ecco, è sempre un discorso continuo, con tante novità, con tante cose nuove. Ecco, serve per farci convertire, per farci capire l'importanza, ecco, della grazia di Dio, che ancora qui nel mondo non tutti quanti la comprendono, questa grazia, perché le debolezze, ecco, ci fanno commettere degli errori che noi poi, ecco, comprendiamo e che poi magari siamo anche pentiti. Ecco perché la misericordia del Signore è grande e infinita,
perché l'essere umano è vero che sbaglia, è vero che pecca, ma nel momento in cui se ne pente e chiede perdono al Signore con tutto il cuore, e quel Signore è sempre pronto, ecco, con la sua immensa misericordia a perdonarci. Bene, io voglio concludere, ecco, questa sera con questi messaggi che abbiamo ascoltato e dare appuntamento, ecco, per lunedì prossimo, ecco, sempre alle ore 22 per leggere, ecco, ancora i messaggi, quelli del 2001. Chi vuole può lasciare anche il suo commento, ecco, sui messaggi che ha ascoltato. Ecco, ricordatevi che sono messaggi ricevuti 20 anni fa. Quindi stiamo, ecco, rileggendo questi messaggi perché all'inizio non eravamo organizzati, ecco, come adesso per divulgare, ecco, i messaggi. Adesso abbiamo Facebook, abbiamo la pagina del gruppo dell'amore della Santissima Trinità, abbiamo un nostro sito e quindi siamo più organizzati. Abbiamo fatto, ecco, anche il volantinaggio dei messaggi. All'inizio, pensate, i primi messaggi che non avevamo organizzati, facevamo le fotocopie e il gruppo, ecco, divulgava questi messaggi. Poi abbiamo incominciato con i volantini. Pensate che facevamo stampare 50.000 messaggi al mese che venivano divulgati da tutto il gruppo, dappertutto. Abbiamo portato messaggi a Fatima, a Lourdes, a tutti i pellegrinaggi che abbiamo fatto, ecco, in vari posti d'Italia, come San Francesco d'Assisi, ecco, Santa Rita da Cascia, Santa Bachita, Schio, ecco, tutti i posti che andavamo, ecco, portavamo, ecco, la testimonianza, ecco, di questa realtà di Oliveto Cidra, con questi messaggi che abbiamo ricevuto. Oggi abbiamo internet, abbiamo YouTube, abbiamo tante cose dove divulgare, e quindi i messaggi sono conosciuti, gli ultimi tempi, questi messaggi degli ultimi tempi, ma i primi anni, diciamo, non hanno avuto questa conoscenza, i messaggi, come quelli che hanno avuto la conoscenza oggi. Quindi li vogliamo, ecco, portare, ecco, online per farli conoscere anche a tanta gente che, ecco, non l'ha mai letti magari questi messaggi, non li conosce nemmeno. Bene, io vi voglio augurare una buona serata a tutti quanti, vi diamo la buonanotte, io, Maurizio, Marcella e Stefania. Quindi, buonanotte. Buonanotte a tutti, a lunedì prossimo alle ore 22. Buonanotte. Let's go!
e coraggiosi noi possiamo diventare. Nel gruppo noi possiamo fare la sua volontà e camminare con la Trinità. Il gruppo dell'amore e della Trinità è Dio che l'ha creato per portarla a